Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Crash Bandicoot 3, parte non mi ricordo perché lo sto doppiando. Perché è successa una cosa molto spiacevole, ovvero per qualche motivo il mio audio, ho sclerato in questa parte, per qualche motivo il mio audio gracchiava. Quindi quando urlavo diventava inascoltabile. E potrei dilungarmi e spiegare perché questo accade, ma non lo farò. Ho provato a sistemare la mira o scena, però non ci sono riuscito. Il punto è perché accade. Di solito questo accade quando la frequenza emessa è minore del doppio della frequenza in cui avviene la campionazione. In pratica, senza dilungarmi troppo, ho emesso frequenze troppo alte e non mi sono state registrate. Qua sono morto in maniera molto intelligente. Questi robot mi creeranno un sacco di problemi. Potrei simulare le incazzature. No, penso che sarebbe forzato. Che palle, però. Beh, dai, perlomeno non dovrò fare robe strane. Per abbassare il rumore dei tasti, eccetera. Ho cambiato microfono, ora sto usando il microfono dell'iPhone perché Audacity mi ha già fatto abbastanza scherzi. Intanto, guardate come morirò. E invece no. Che figura di merda. E in pratica, vabbè, lì guardavo se ci fossero casse. In pratica, ogni volta che apro Audacity rompe le scatole dicendo ci sono delle tracce audio, un progetto non salvato, eccetera. Stavolta che non mi. Qua mi era sembrato di vedere una cassa. Mentre questa volta, quando non mi avevo provato a esportarlo in punto WAV, aveva fatto, ma in realtà no. Perché non so, e di nuovo sono morto. Sti robottoni sono la mia nemesi, a quanto pare. Di nuovo. Praticamente non mi ha chiesto se volevo ripristinare il progetto per qualche motivo. Bellissimo sta cosa, che non si possa colpire in basso. Piccola curiosità, io da piccolo pensavo che si dovessero colpire col bazooka, perché c'è sto bersaglio e ti fa intendere. Qua ho sperimentato che da lontano non si possono prendere. Comunque dovrei fare un discorso di senso compiuto e non interrompermi sempre. Che il puntatore, vabbè, esplode. Il frutto Wumpa. Infatti qua non sembra possibile beccare la cassa, se no sarebbe troppo semplice. Vabbè, in pratica questa volta non mi ha chiesto se volevo ripristinare l'audio originale. E mi ha combinato qualche casino qua che provavo per risparmiare tempo a beccarlo, ma facevo ben prima ad andarci a quel punto. Infatti ora andrò lì. Non rompete la cassa in alto perché e neanche la vabbè, la cassa in alto che non è evidenziata, la cassa freccia, perché sennò non potrete più prendere la cassa che non è evidenziata. E là giustamente doveva rompere le scatole il bazooka, che ha dei comandi osceni. Infatti mi vedrete fare delle robe strane durante il video. E praticamente ho anche ascoltato, provato da Audacity a vedere se si poteva fare qualcosa, ma niente. E allora sto ridoppiando. Era venuto anche abbastanza divertente perché avevo sclerato in diversi punti. Vabbè, al massimo farò finta di sclerare. Comunque, davvero dei comandi orribili. E circa in questa parte del video riflettevo su come mai nei vecchi giochi ogni gioco cambiava la telecamera e non ti lasciavano la libertà di invertire la telecamera per la maggior parte. Io infatti quando ho giocato a Ratchet & Clank, sì, a Jak and Daxter, quella specie di porting,
che hanno fatto la versione PS4, che in realtà è un'emulazione della versione PS2. Ero là, lasciatelo per sicurezza, per poter distruggere. La stavo per cadere ed è scomparso così il nemico. Dicevo, ero abituato con la telecamera stile GTA 5, stile Fortnite e altri miliardi di giochi, Ratchet & Clank Rift Apart, vabbè, i giochi classici, no? Invece in quel gioco, e anche in Crash to Insanity, hanno messo la telecamera invertita rispetto ai giochi che sono solito giocare e non si può girare almeno su. Ho detto Ratchet & Clank? Vabbè, su Jak and Dexter dicevo. E non si può girare, infatti, ogni volta che provavo a girarmi facevo il giro più lungo, cioè invece di fare un giro di 90 gradi facevo verso destra, ne facevo uno di 270 verso sinistra. E poi mi sono leggermente abituato e quando sono andato a giocare, bello come è comparso, quell'aggeggio. Quando sono andato a giocare Rift Apart, non riuscivo più a girare la telecamera bene. Quindi bisognerebbe fare una petizione, ma ormai penso che è già così. E anche qua, visto come sono spariti tutti i nemici intorno, fare una petizione in modo che lasciano la scelta al giocatore su come vuole la telecamera. E magari, perché no, anche lasciare la possibilità di mapparsi meglio i tasti singolarmente, non per bottone, quindi tipo Crash 4, che c'è il bottone primario, secondario, così. Quindi tu puoi cambiare quello che fa il cerchio, metterlo magari che lo faccia la X, bello come sono morto. Dicevo, puoi fare in modo che il tasto cerchio faccia quello che fa il tasto X, anzi il contrario, per esempio, però non puoi dividere la scivolata e la panciata, quindi anche se mappi il quadrato al posto del cerchio, la panciata si farà sempre con lo stesso tasto. Ora faccio finta di commentare in diretta. Ora vediamo cosa vogliamo fare. No, 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 non morire, non morire. Ma ha ricominciato, aspetta. No, dai, perché? Che palle. No, 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 no. Cosa è successo? Dai, ma perché? Che palle. Ok, evitiamo qualcosa, adesso vediamo se ci riusciamo. No, ma perché mi ha preso? Dai. Fatto tutto bene, non è. Ma dai, basta morire, che palle! Basta morire! 2000 years later. Oh, ce l'ho fatta, quanto ho rischiato! Allora, spero che vi sia piaciuto il finto commento in diretta. Vabbè, ovviamente si capiva che non era così. Comunque, io mi sto fracassando i maroni a vedere i miei tentativi perché non ho tagliato ed è venuto fuori un video di 25 minuti. Qua abbiamo attivato qualcosa che avrete capito cosa. Le casse margine all'inizio del livello. Infatti, veniamo portati qua. Ok. Allora, vediamo cosa ho intenzione di fare qua. Boh,
Benissimo, qua ho quasi pulito, in realtà no, perché ci sono qualche nemico. Netti, però possiamo benissimo prendere per qualche motivo col bazooka le casse. E qua stavo per morire da stageggio, che non so cosa dovrebbero essere, in teoria un riferimento ai cosetti dei livelli Heavy Machinery e Castle Machinery di Crash 1. Qua c'è la piattaforma della gemma, probabilmente se la prendessi dovrei rifarmi tutto e non mi va. Questo è quello che succede se beccate uno di questi cosi spinati con un bazooka. No, dai, devo rifarmi tutto e io devo guardarmi tutto il tentativo. Come avrete visto, ho ribrandizzato il canale. E perché questo? Perché ho pensato che comunque mi sono fatto la ricerca su YouTube e di Nax ce ne sono tanti. No, non morire, sai, eh? Che avevo fatto una vocetta stridula, ma non mi viene se faccio, se non è in diretta, appunto. Ho ribrandizzato il canale perché di Nax ce ne sono molti e con più iscritti di me, quindi è una guerra persa. I miei video verrebbero deindicizzati in partenza. Oggi è l'8 ottobre, non ve lo dico solo per una questione mia, ma anche perché per una ragione più profonda, ovvero se vi dico. Quando sto registrando potete più o meno capire perché. No, dai! Come sono morto? Dai! Allora, a parte i bug. Dicevo, quindi ho deciso di ribrandizzare il canale e come avete visto sto accelerando con il caricamento dei video e dicevo appunto che vi do la data in cui sto registrando non per, solo per questione di mia, perché so le mie manie, ma perché così, dato che carico i video un po' in maniera non dico casuale. Però capita molto spesso che vengono pubblicati prima dei video che ho registrato dopo, ad esempio la parte 4 e 5 di Astro Playroom le ho editate dopo rispetto a. Le ho registrate tipo il 6 settembre, però le ho editate, la parte 5 l'ho editata ieri, il 7 ottobre, quindi. Dico cose magari che non sono più attuali e così potete capire circa se dico una cazzata oppure una cosa che verrà contraddetta tra 10 giorni, sapete vabbè, capite il perché. Allora, qua bastava fare così e io sono morto come un deficiente. Poi come avete visto, come avrete visto, ho ottenuto le funzioni avanzate di YouTube. Ho dovuto mandare un documento e la cosa non mi ha fatto piacere. Però sto iniziando a mettere dei sondaggi, a fare dei post. Per esempio, ho già fatto due sondaggi e vi invito a rispondere ai sondaggi perché prenderò in considerazione il vostro parere. Appunto, ho fatto un sondaggio se dovrei fare più shorts, qui vediamo se morirò o no, ovviamente no, cioè ovviamente sarebbe stato una cosa scontata se fossi morto. No, non è vero, cosa sto dicendo? Vabbè, in pratica. E poi ho fatto un sondaggio se. Quale sarà il prossimo gioco che dovrei portare? Vi invito a rispondere, appunto. Vi metterò il sondaggio comunque in sovraimpressione. Vabbè, gli ho velocizzato la danza di Crash. Qua farò un altro livello perché dovrò tagliare diverse cose. Orange Asphalt, speriamo che non mi crei difficoltà.
come Road Crash, che poi proprio gli piaceva un sacco alla Naughty Dog questo tipo di livelli. Ne hanno fatti tipo 4. Bellissimo, grazie sai, eh. E così ho perso praticamente la gara, quindi ora mi concentro sul prendere le casse. Ultimamente ho registrato poco Crash 3 perché mi sono concentrato sul 2, dato che mi mancavano poche parti a finirlo. Spoiler, l'ho finito quando sto commentando, che è lo stesso giorno che sto registrando, che ho registrato il video. Le ultime parti le ho fatte con mio cugino e ne sono successe di ogni. Poi ho pensato di fare una compilation dei momenti migliori, quindi tra montaggio, editing, che è un po' la stessa cosa, e anche scleri, qua ci è mancato poco, e comunque momenti divertenti, come dice il titolo. E ne ho già fatto uno su Crash 2, però sulle ultime parti, quindi... lo vedrete, questo è un piccolo spoiler. Dai, almeno sono riuscito a prendere subito la gemma. Non era mica scontata come cosa. Io vi ricordo sempre, è ancora valida la cosa, se volete essere salutati da me, basta che lasciate un commento chiedendomi di essere salutati, io sarò felice di salutarvi. Ora, vediamo se riuscirò a vincere. Ovviamente io so già la risposta. Ma voi ancora no, a meno che non è la seconda volta che guardate questo video, l'avete già visto. In ogni caso. Wow, sono riuscito a prendere un turbo! Come ho fatto a prenderlo? Adesso voglio un replay. Poi, parlando di programmazione dei video. Quando ci sono dei giorni che usciranno due video al giorno, come avete visto, perché appunto sto tirando troppo per le lunghe le cose e ho molti video registrati, vecchi, ancora editati con iMovie, ora uso Filmora, vabbè, e quindi mi devo dare anche una sbrigata, si dice, devo sbrigarmi a caricare i video, pubblicarli, perché sennò qua. E vediamo se riuscirò a superare sto tizio. Ovviamente doveva beccarmi, per fortuna è stupido e va sulla terra, fuori strada. Qua sarebbe stato molto divertente, ma anche non se fossi caduto. Ma per fortuna non è successo, abbiamo preso il cristallo. Nel livello si vedono degli easter egg tipo Dingo's Diner, nell'altro livello Engine Rockets. E direi che questo video può terminare qua. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao! Che bello sguardo, Coco, proprio un pezzo di legno. Poi cosa sta guardando? Io, quel Coco, sono io in pullman in catalessi.